Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti alle istituzioni, benvenuti ai nostri giovani campioni, ai nostri campioni che sono laggiù in fondo, benvenuti a tutti, alla carta stampata e alla televisione. Oggi è un grande momento per la città che si muove, che riprende motivazione, rilancia verso lo sport, verso la riapertura, verso un rilancio veramente, che io oso definire motivazionale, assolutamente necessario. Dopo questi due anni veramente di compressione relazionale, di difficoltà anche interattiva, e quindi in cui soprattutto i giovani, le cui ripercussioni saranno ancora da vedere, e quindi forza ragazzi, mi raccomando, sono ancora da capire quali potranno essere. Ecco, io credo che lo sport, lo stare insieme sempre in sicurezza, perché ancora non siamo completamente fuori dal pericolo, nel mondo dello sport, nell'attività sportiva, nella disciplina sportiva, nell'autodisciplina sportiva, possa essere in questo momento una formula veramente vincente e determinante per la ripresa di tutti noi. Ci aspetta una stagione turistica impressionante, stamattina guardavo i dati, ci si aspetta che ci sia un incremento rispetto all'anno scorso, che già fu una stagione estiva abbastanza importante, no? Nonostante la pandemia, del 20,8%. Quindi pensate a quanta gente si riverserà sulle nostre coste, perché noi abbiamo un turismo costiero, no? Prevalentemente 1,5 milioni di persone vanno solo a Marina, 5 milioni in tutta la fascia costiera, quindi lei lo sa benissimo, ora la ringrazierò anche personalmente per la sua vicinanza e per il suo operato. Quindi ecco, in questo momento il turismo sportivo diventa un elemento di rilancio fondamentale. Io tra l'altro ora non si direbbe, qualcuno di voi sorriderà, ma ho fatto triathlon, amo il triathlon, e con l'assessore Patrizio Rossi e con il Marco Valdo ho cercato di potenziare e di riportare il triathlon sul nostro territorio, perché è una disciplina meravigliosa. Noi abbiamo qui dentro, forse non tutti lo sanno, un Ironman. C'è una persona che ha percorso quasi 6 km al nuoto, 180 km in bicicletta, è una maratona qui tra noi, eccolo laggiù. Quindi soltanto per aver finito il nostro Riccardo Casini questa disciplina, questa gara, è un Ironman, cioè un uomo d'acciaio, quindi è veramente qualcosa di forte e di importante. Quindi ringrazio il mio assessore validissimo, eccezionale, abbiamo fatto ora una conferenza stampa dove abbiamo elencato un po' tutto quello che abbiamo fatto, addirittura a volte stupendo, cioè, 50 e 50, insomma, a volte non ci si ricorda, non si capisce nemmeno come sia possibile. Fabrizio Rossi, che nello sport ha portato eventi meravigliosi. Ieri stavamo parlando del campionato italiano Under 20 Under 23 che avrà luogo la prossima settimana, il Giro d'Italia, il primo in Italia con partenza a Grosseto, e abbiamo dato l'esempio a tutta Italia recentemente, e ora questo meraviglioso, grandissimo evento, importantissimo del triathlon, che vale come gara di ranker nazionale e come prova di Coppa Toscana, quindi anche un valore agonistico estremamente rilevante. Quindi grazie Fabrizio Rossi, grazie al presidente dell'SD3ASD Marco Valdo, anche lui campione di nuoto, molto attivo sul territorio, con il quale anche recentemente, e ringrazio sia lui che il presidente degli stabilimenti balneari, abbiamo dovuto mettere a punto alcune questioni inerenti l'itinerario e il tracciato della bicicletta, e abbiamo risolto tutto perché si affrontano tanti problemi e si risolvono, questa è la differenza. Ringrazio la meravigliosa nuova, il delegato provinciale CONI, la dottoressa Elisabetta Teodosio per la sua presenza, il primo maresciallo Giuseppe Rumiti, che è comandante della Guardia Costiera, fondamentale, sempre vicino in tante occasioni, che ringrazio sentitamente a nome di tutta la città. Ringrazio, anche se non vedo nessun rappresentante, l'Associazione Balneari di Grosseto, che ovviamente ha compartecipato e coadiuvato nell'implementazione di questo evento. Ringrazio il dottor Roberto Mugnai, che è il dirigente scolastico del Polo Liceale Pedro Aldi, il liceo scientifico e indirizzo sportivo, e la Isabella Sighi, che non è presente, ma che prego venga esteso a lei stessa il mio ringraziamento, che è la responsabile per i percorsi, per le competenze trasversali e l'orientamento del liceo Rosmini, perché i ragazzi offriranno un supporto volontario importantissimo e determinante per la buona organizzazione dell'evento. Quindi grazie. Ci sarà anche una rappresentanza di atleti che ho già ringraziato e che veramente sono con gli occhi pieni di gioia, pieni di festosità, pronti verso una grande competizione, perché ci sarà anche la competizione, mi sembra il giorno 3, quello del giovanile. E quindi ci saranno degli eventi, ci sarà il triathlon olimpico, che ricordo non essere l'Ironman, sono 1500 metri a nuoto, 40 in bicicletta e 10 km di corsa, e anche il triathlon sprint, che è il 50% di questi percorsi da percorrere, appunto. Ecco, ho detto un po' tutto, ci sarà una ripercussione importante anche dal punto di vista attrattivo turistico, come in termini di presenza.
presenze, ci si aspetta oltre 650 atleti, più ovviamente gli accompagnatori, i familiari, gli addetti ai lavori. Vi rendete conto di quanto importante sia anche l'indotto? Prima facevamo riferimento agli europei juniores, facevamo uno studio di impatto dell'evento sulla città, si parlò allora di 7 milioni di euro, certamente questa non sarà la cifra, però per far capire che ovviamente chi viene qui mangia qui, torna qui, sta qui, si ristora, usufruisce dei nostri meravigliosi servizi e quindi in un certo senso contribuisce alla ripartenza congiunturale della nostra città. E quindi grazie a tutti, io adesso do la parola al mio assessore appunto Fabrizio Rossi per un breve commento. Grazie.